un alveare. Sì, va tutto a peggiorare. È così. Non va bene. Non va bene, no. Sì, è un meccanismo a catena che si... Poi, rotondi Tedino. Mi esordio, mister. Sono partito male. Partita strana, partita molto strana. Vai. Però concedetemi una cosa. Sì, sì. Se voi giocavate a rotondi, io non contavo 6-7 punti. Non contavo 4 sconfitte in casa, concedetemi. No, questo no. Allora, noi abbiamo fatto il passaggio sul sintetico perché l'anno scorso, nonostante abbiamo giocato su un campo di terra, mister lo conosce bene. Sì, sì, il mister è venuto l'anno scorso. Abbiamo notato che con il gioco del mister è favorito un campo sintetico. Ci estimiamo meglio sul campo sintetico. Poi a rotondi, visto che ci sta una serie di problematiche a campo, so che dovranno partire dei lavori di ristrutturazione. Da febbraio dovrebbe essere aggiustato e dovrebbe essere fatto sintetico pure il campo. Sì, ma in queste categorie quanto è importante poi giocare a calcio? Però mi serve, noi un altro campo l'abbiamo dovuto cercare forse, che è la parte dei lavori. Dovevano partire dei lavori su questo. Non è che l'abbiamo fatta per sfizio. È importantissimo, giocare a calcio. Cioè... E poi la struttura di Montesarchi, mo, al di là di tutto, siamo cascati bene. Il calcio si può fare anche in seconda categoria e anche in terza. Bravo. Se uno vuole giocare a calcio, gioca a calcio in tutte le categorie. E su questo non c'è dubbio. Però se la passione comanda. Quante squadre avete incontrato che giocano a calcio? Poche. Secondo me, io ho giocato circa 5-6 partite. L'Alvignanese, che infatti è prima. È ben organizzata, gioca sicuramente al calcio, ha elementi. Attenzione, quando dico di giocare a calcio, non è che voglio dire anche che poi giocano a calci. No, dico che magari allontanano facilmente la palla. Sì. No, siamo sulla palla la vedi sempre che ti... Non c'è uno spartito. No, giocano bene, una bella squadra. Sì, l'Alvignanese... Ma anche Polisi, per esempio, io li conosco perché ci ho fatto parte, quindi li saluto pure perché sono la maggior parte, sono amici. È una bella, sono una realtà che stanno insieme da 7-8 anni, sì. Quindi si conoscono, quest'anno hanno aggiunto 3-4 ragazzi giovani. Poi io conosco come lavora Ivano e che il no stress Ivano è fondamentale. Comunque è un bel una bella tavola imbandita. Sì. Su questo non posso. Io sono stato 3 anni e poi sono stato benissimo. Però dal campo, insomma, ha impressionato, sempre una buona squadra. Sicuramente sei più attendibile tu dal campo. Sì. L'Alvignanese secondo me è più attrezzata per vincere il campionato. Il Polisi ho visto, come ha detto Rocco, il gruppo. Sì. Invece ad Alvignano secondo me c'è una squadra. Stati costruiti proprio. Sono stati costruiti forse per qualche elemento di categoria, però mister penso. Sì, assolutamente. Sì. Noi li conosciamo magari da quelle forse zone. Ha qualcosina in più l'Alvignano. Allora ci saluta e vi saluta Railton Foschini. Un saluto al Ficcito Tondi, bei ricordi recenti. Che avrà fatto Railton Foschini con i rotondi? Railton Antonella Foschini. Railton, diccelo, illuminaci con il rotondi. Lui gioca in eccellenza molisana la squadra di Forgione. La Lifa, Federico Forgione, presidente Federico Forgione. Ma spiega lui se sta ancora in giro. Invece Michele Ruggiero ci dice: sono 100 anni che condizionano le gare calcistiche al sud, non c'è passione di come c'è la passione sugli spalti. Che ci vogliamo dire? Ormai non c'è quasi più passione da nessuna parte. Sta andando un po' scemando, indubbiamente. Mister, perché mo mi ha rapinato argomento. Dillo. Il problema è che nelle nostre categorie non si può vivere di questo calcio. Dove c'è stato l'interesse, delle volte puoi resistere un anno, 2 anni che vuoi fare il grande, 300 1000 di là, 800 di qui, ma va a finire. Okay, quindi perché comunque siamo in un periodo storico. È una società a costo zero. Per quanto riguarda noi è più uno scopo socialmente, cioè per il sociale. Perfetto. Sto sbagliando. No, è così. Io con questo criterio ho sposato la causa. Non c'è nessun avete interesse. Avete riscontrato invece in altre squadre, sicuramente qualcuno che abbiamo un rimborso lo prenderà di sicuro. Ma non sai, in seconda categoria persone che prendono 400, 450 anche
anche perché voi avete cercato di fare mercato, giustamente. Doveva. Avete cioè, quei soldi in faccia. Di direttore sportivo. Ma assolutamente. Questa è un'altra importante, purtroppo, differenza tra il nord e il sud Italia. Io, ecco, diciamolo. Insomma, in Toscana e in Lombardia ho sempre preso qualche soldino. Quando sono arrivato a Rotondi, cioè per rispetto non mi sono permesso assolutamente di chiedere un centesimo, non mi permetterei di chiedere, però questa è una cosa che fa differenza. Sì, ma un soldino poi a quanto equivale? Cioè, il soldino, al rimborso spese, la benzina? No, il soldino equivale a qualche centinaio d'euro che io ho preso. Però parliamo di promozione d'eccellenza, cosa che succede Parliamo qui. Anche di seconda categoria. Anche di seconda categoria, quindi. La cosa che ho notato, ma ora dico una cosa fuori dal luogo, cioè quei soldi che mi hanno dato, io me li sono ritrovati nel 7.30. Cioè, lei pensa, pensiamo insomma, un po' alla serietà delle società di seconda categoria. È perché giustamente poi ogni società deve avere la sua, il suo conto corrente, giustificare entrate e uscite, e ci sta. E ci ma noi quest'anno purtroppo... Se volessimo controllare un po' tutte queste società, i campionati finirebbero il giorno dopo. Allora ci ha detto Railton Foschini, poi basket, Foschini ci dice capitano dell'Alvignanellese. Ricordo bene l'anno in cui vinsero i playoff per la prima categoria. È un piacere che ci sta ascoltando. Sì, sì, nel 2013. Ecco, penso di sì. Se si ricorda il 2013, c'ero io. Uno storico, Vabbè, avevamo una bella squadra, veramente. Forse magari veramente più scadente ero io, però comunque la squadra era... Che bei ricordi, È umile, è modesto, Questo sarebbe da tutti conosciuto un brasiliano. Ah, ok, adesso mi ricordo. Ok, mi ricordo. Oh, un piacere che ci sta seguendo. Assolutamente, sei studiata una dopo queste cose, mo come prima. Eccoci qua. Andiamo in fretta, perché qua di partite rosse ce ne stanno parecchie. Tranne la vittoria con gli amici di Luzzano per 1-0, e vorrei vedere. La legge dei grandi numeri, minuti mi perdo sempre. Poi abbiamo perso ad Amorosi. E poi abbiamo perso a Cagliazzo, e ci sta anche A Cagliazzo già i problemi arbitrali, ecco, in questa partita qua lui è stato proprio il gol del 2-0 l'hanno fatto su un fallo nettissimo, il famoso fallo che abbiamo detto prima, da dietro, io ripartivo a centrocampo, fallo netto da dietro, palla recuperata, gol, l'arbitro ha munito me per protestare. Se lo dice Auriemma c'è da crederci. Poi abbiamo la sconfitta in casa con la Rinascita al Vignanese, e ci sta. Insomma, perché anche lì ci siamo giocati alla pari. 1-0 per noi, che ha segnato lui. Come hai segnato? Ho fatto un gol da 20-30 metri. Sì. Spettacolo. Non mi fa un bel gol, anche per l'indecisione del portiere, che poi dopo si è rifatto parando un rigore e facendo due parate. Sì. Bellissimo. Chi è Giuseppe? Scusate, un po' di tosse. Il portiere nostro. Abbiamo tirato il rigore sull'1-0. Sì. Il portiere loro. Noi potevamo chiuderla. Potevamo chiuderla sul 2-0. Compare Giuseppe. Ritiro l'applauso che abbiamo fatto per compare. Vabbè, ma è giustificato, però. È giustificato. Sempre giustificato. L'anno scorso ha fatto una stagione fenomenale. Quest'anno, un po' per impegni, ci sta dando conquista. Ed è un ragazzo che sa trasmettere esempi. Anche lui, Serie. Perfetto, poi andiamo a Faicchio contro l'ex Androsoni, è diverso 3-1. Questa è stata una bruttissima partita, eppure sul campo in sintetico, un po' più piccolo rispetto. Qui è stato più per un, diciamo, per un infortunio di reparto che abbiamo perso la partita. Siamo andati abbiamo preso due gol evitabilissimi. Una squadra che dal campo mi è sembrata veramente inferiore infatti, a noi in quel momento storico, poi Faicchio. Quindi c'è da sottolineare che parecchi punti li stiamo buttando noi. Grossi rimorsi, una squadra molto molto alla portata. Mister, ma una domanda io la posso fare ai miei colleghi, ma societariamente progetti per il futuro? Ma che presto metto in difficoltà, finiamo questa stagione poi vediamo. No, dacci una certezza, non ce ne possiamo andare qua dentro. Messaggio fai domande, fatto una certezza? Dacci una piccola certezza. Io voglio perlomeno che speriamo in un ritorno a casa a Rotondi. Questa è la prima cosa, poi le cose penso cambieranno, di mantenere la categoria sicuramente, poi per l'anno prossimo non scompariremo, ci saremo. Perfetto. Ci saremo. Un applauso a Rotondi, non deve scomparire, già fatto.
già fatto, è rimasto un non vuoto, si molla, anche se le cose vanno male, ma non si molla, no, non mai, si molla, non mai. Si molla. Perseverare sempre. Senti, l'ultima partita d'andata, questo 0-4 con il Paulista, ma c'è da dire che avete fatto un ottimo primo tempo, sì. 0-0. Poi, chi che cosa ha visto il primo tempo può testimoniare che chi l'ha visto le squadre io. Seguivano. Ah, l'hai visto? No, c'erano diversi spettatori, diciamo. No, cioè, non sembrava la prima contro la quarta ultima. Oh, era abbastanza equilibrata la partita, perché loro magari forse... appunto hanno aspettato un po' eventualmente, perché noi ci siamo difesi pure bene, loro comunque hanno grosse individualità, hanno degli ottimi calciatori che io conosco, li conosco tutti quanti, sono sì. E poi dal secondo tempo in poi, sempre per una punizione che non c'era, è nato un gol, poi dopo il gol dell'1-0 un nostro calciatore è stato espulso perché a detta dell'arbitro ha bestemmiato, quando mai non ha bestemmiato. Ok, vabbè, ma se ne sentono tante, ma se ne sentono tante. Appunto, no? Appunto, è quello dico io, la flessibilità su certe cose, perché non... lui è stato per esempio ammonito perché si è tolto la maglia di sotto che aveva caldo. E quando però avevo chiamato fermo, l'arbitro. A gioco fermo. Detto sì. Arbitro, mi tolgo la maglia, ha fermato il gioco, mi sono levato la maglia. Appena mi sono levato la maglia è venuto e mi ha ammonito. Cioè, e il gol non te l'ha messo? Non l'ho mai visto. Pensate che avevi risultato, si è tolto la maglia, no? No, comunque questa... Senti, ma quale squadra giocava a pallavolo? Purtroppo il Paulista. Sì, no, è qua che è il suo... No, perché ce lo ricordava Michele Ruggiero, ricordiamo i calciatori di qualche squadra. No, che si chiama calcio, gol, se non pallavolo. L'attaccante ha avuto un controllo di mano netto. Ma a loro detta, proprio dei calciatori del Paulista, hanno confessato. Vabbè, ma secondo voi era facile da vedere per l'arbitro questo tocco di mano? Si poteva vedere. Se stava più attento, se si poteva vedere. Era un uno contro uno alla fine, si poteva vedere. Ok, ok. Va bene, insomma, è finito questo girone di andata. Sì. Questa classifica al momento sta piangendo. Iniziamo a tirare qualche somma e vediamo un poco. Chi vince il campionato? Questa è una bella domanda. Secondo me, io penso... Sì, vai. Insomma, una bella lotta, Paulizzi e Rinascita. Paulizzi è favorito. Io dico Alvignano. Allora, iniziamo col dire, il Salleucio non ha perso il treno ormai. Non lo so, perché comunque dipende, ha avuto un po' di sbandamento, però è una bella squadra, però il Salleucio, quindi assolutamente. Può dire la sua. Ma c'è lo stesso Durazzano che si è rinforzato parecchio, dopo sì. L'andata, quindi... Non lo so, però vedo il Paulista, anche perché l'anno scorso ha fatto la prima, perché è il gruppo che sì. È lo stesso, perché ha delle, come ho detto prima, ottime individualità, c'è uno staff, cioè... Penso che il Paulista ha tutto per vincere. Sì, non si faccia sfuggire l'obiettivo. E poi una squadra votata all'attacco, basta vedere che ha vinto 9 partite, ne ha perse 3, esatto. Pareggiata nessuna. Sì, sì. Quindi gioca sempre per Papa, vincere. C'ha... Sì, sì, sì. Bello, volevo anch'io 2001. E l'anni, quindi. Scusa, chi hai detto? Tu chi è che la spunta? Paulista. Sì, mi trovo d'accordo. Okay. Io a me non mi trovo d'accordo. No. No, e ti spiego il perché, il gruppo Paulista. No. Perché comunque è una squadra che è già lottato per questi traguardi. No, è retrocesso cioè, sì, però, come te dici, è abituata. Io mi fido dei miei dirigenti, perché sicuramente loro hanno esperienza sulla seconda categoria. Quello quello che ho visto in campo, secondo me, l'Alvignanese è più attrezzato. Però il giudizio è per una partita. Vediamo dal campo l'Alvignanese. Allora sta di fatto che l'Alvignanese rispetto al Paulisi ha preso 10 gol soltanto, e la difesa, quindi, fa sempre la differenza, La differenza. Però Francesco Zampariello, veramente un gran primo tempo, peccato per il secondo tempo condizionato dall'arbitraggio. Testimone. Ma voi pensavate che dicevamo baggianate? Ma niente proprio, ma non ci pensa proprio. No, ma non è arrivano conferme. No, ma non c'è bisogno di avere conferme, perché purtroppo bisognerebbe solamente parlare un po' di più a questi fischietti giovani. Sì, sì. E devono capire il calcio l'abbiamo fatto tutti, quindi in un certo senso chi più chi meno un rapporto si deve creare. Cioè, anche ma quante hanno fatto tante di riunioni con il presidente degli arbitri, lo reciclico e diciamo sempre la stessa cosa, anzi addirittura diciamo ma senza arbitri non si gioca a calcio. Vaffa il culo alle 10 di sera. E ci sta proprio. Allora senti, il tempo è quasi scaduto, che spettacolo. Lotta playoff, quindi una delle due che abbiamo citato prima rimarrà nei playoff, o Rinascita Alvignanese
al Vignanese oppure Paolisi 2000. Poi al momento stanno lottando San Leucio, Amorosi, Durazzano, ma io ci metto non dentro non sottovalutiamo anche... il San Leucio però, perché no. Qualcosina è successo, che allora, hanno perso un poco terreno, hanno perso terreno perché hanno perso giocatori veramente. La rosa dell'inizio non è quella di adesso, figurati che sta giocando il mister Trump, sì. E di conseguenza, come si dice in gergo, stanno sfasciati.